Hanno ricevuto questa mattina il kit della Croce Rossa con il permesso di soggiorno i primi 300 immigrati ospiti della tendopoli dell'ex caserma Andolfato di Santa Maria Capovetere. Dopo aver ricevuto i permessi temporanei dagli uomini della questura, hanno ritirato lo zaino della Croce Rossa italiana e a bordo dei bus sono partiti per raggiungere le destinazioni finali. Quasi tutte le regioni italiane accoglieranno i profughi e entro domani il campo dovrebbe essere completamente liberato. Nei giorni scorsi si erano registrati momenti di tensione ed alcune fughe, ma complessivamente gli oltre 1000 profughi ospitati nella tendopoli si sono detti soddisfatti dell'accoglienza e felici di poter proseguire il loro viaggio della speranza. Ora sono rasserenati, sono tranquilli per oggi perché hanno saputo ultimamente di dover uscire di questa caserma dove sono stati imprigionati e detenuti per 2 settimane. Un buon fine alla fine. Nei giorni scorsi la questura e la prefettura di Caserta avevano acquisito attraverso un questionario informazioni sui percorsi e le destinazioni finali che gli immigrati intendevano raggiungere, ma in pochi avevano chiesto di rimanere in Campania. Io penso che sia una situazione proprio indecente, cioè mettere delle persone nei campi di concentramento. Nel 2011 mettiamo ancora delle persone nei campi di concentramento. Non possiamo chiamare sempre questi profughi. Bisogna sapere gestire. L'assistenza è dovuta da parte di una nazione civile, poi ovviamente è dovuta nei nostri confronti di cittadini trovare una soluzione definitiva, secondo me rimpatriarli sarebbe la cosa più giusta per noi e per loro.